allora, i nostri primi ospiti, eccoli qua, li presentiamo subito. Parliamo del PMI Deindustriamoci 2017, che anche quest'anno si rinnova come appuntamento. E allora diamo il benvenuto a Manuela Bonetti, presidente del Comitato Piccola Industria di Cremona. Buongiorno. E poi alla professoressa Pina Bifulco, docente di tecniche di comunicazione dell'Istituto Einaudi di Cremona, indirizzo commerciale, accompagnata da due studentesse che tra poco sentiremo e sentiremo anche come si chiamano. Buongiorno e benvenute. Buongiorno. Allora, nuova, che edizione siamo arrivati? Settima, ottava? Ottava. Ottava, direi ottava che insomma è un appuntamento che si rinnova sempre con grande successo e che porta tanti ragazzi a visitare le industrie. Sì, a livello nazionale sono 1000 le aziende che ospitano e sono circa 41.000 studenti, tra studenti e insegnanti che visitano le nostre aziende. E a Cremona invece sono state 35, Cremona, giusto? Sì, 35 e più di 1100 studenti e insegnanti. Com'è andata quest'anno? Siamo agli sgoccioli ormai dei... Sì, sì, perché è iniziata praticamente a metà novembre e finisce questa settimana. È andata molto bene, hanno risposto bene sia le scuole che i nostri imprenditori. Quindi io personalmente, che sono il presidente del Comitato della Piccola e Media Impresa che organizza questo giorno, questa giornata, sono molto soddisfatta. Ecco, cosa vuol dire per i ragazzi entrare a contatto con il mondo del lavoro, visto che insomma è poi quello che magari un giorno si troveranno a fare di fatto? Sì, il nostro obiettivo è quello di far conoscere qual è la realtà produttiva e imprenditoriale di Cremona, del loro territorio, quindi fargli andare a contatto con gli imprenditori stessi, con i loro collaboratori, perché si rendano conto di quello che il loro territorio gli può dare, no? Quali professioni servono, come si lavora, trasmettergli la passione che magari saranno i futuri imprenditori del nostro territorio. E poi insomma, visto che magari a volte sui banchi di scuola ogni tanto si annoiano un po', fare queste giornate sono un po' più concrete, diciamo. I ragazzi sono molto interessati, esatto. Li vediamo che interagiscono bene anche con i vari nostri dipendenti, quindi è un momento importante, un'occasione da sfruttare. Professoressa, allora, lei ha portato oggi ragazzi di che classe? Terza C. Terza C del commerciale dell'Istituto Einaudi. Sì. È in visita la nostra emittente televisiva, sì. Quindi insomma, per loro com'è stata come esperienza? Ah, a quanto pare sembra stata molto buona, anche perché noi fa parte intanto del percorso di scuola-lavoro, per cui esatto. Fa parte del completamento del loro percorso di studio. Ma soprattutto è stata un'esperienza, secondo me, molto bella, sentendo i ragazzi, perché hanno visto è stata più interattiva rispetto alle solite nostre uscite, lezioni oppure i convegni a cui siamo stati abituati, sono stati un po' protagonisti proprio. Poi è stata bella la presentazione, più interattiva, meno da spettatori ma più da protagonisti. Siete entrati nella televisione, esatto, avete visto di come solito, funziona. Esatto. Vi hanno raccontato insomma tutto quello che sta dietro, quello che poi si vede in televisione. Quindi... E poi è un'occasione per poter sperimentare altri tipi di lavoro, no? Opportunità lavorative oppure di stage, no? Ecco, sentiamo le ragazze. Tu come ti chiami? Vedino. Edina, come ti è sembrata questa esperienza? Credo che sia tutto diverso da quello che possiamo immaginare o da quello che vediamo. C'è tutto un lavoro grande e difficile da fare. E credo che sia stato bello. Tu cosa vuoi fare da grande, lo sai già? No, sono un po' incerta. Devi pensarci. E tu invece come ti chiami? Alexandra. Alexandra, per te com'è stata questa esperienza? Allora, è stata un'esperienza molto interessante perché comunque ci ha fatto capire quanto lavoro ci sia dietro a un programma televisivo che magari noi da casa non si capisce da casa quanto tempo sta dietro magari a mezz'ora di televisione e magari ci sono poi 2 ore di girato, 2 ore di montaggio, quindi insomma è un lavoro molto lungo e molto lungo, importante. Tu sai già cosa vuoi fare da grande? No, non è ancora deciso anche tu. Vabbè, c'è tempo, vero? C'è tempo. Sono ancora al terzo anno, abbiamo ancora 2 anni. Ecco, per i ragazzi quanto è importante questo momento, insomma, così un po' concreto, che fa toccare così un po' con mano qual è il mondo del lavoro? Sicuramente importante, sicuramente, perché hanno sperimentato innanzitutto i suggerimenti dateci nella prima parte dell'incontro.
la dedizione, la flessibilità, la disponibilità. Abbiamo parlato di stage, per cui come ci si approccia allo stage, quindi dei suggerimenti molto importanti. Quindi credo che per loro è un momento bello, vuol dire, le ripeto, da protagonisti è proprio diverso rispetto al solito convegno a cui siamo abituati, dove eravamo spettatori punto e basta, qualche domandina, ma non sono protagonisti. Invece adesso hanno sperimentato cosa vuol dire, cosa c'è dietro il vero lavoro, il vero prodotto. Esatto. È nuovo anche perché siamo abituati ad andare in una visita aziendale, si pensa a un'azienda con un prodotto, diciamo, finito. Questo è un prodotto diverso. Sì, esatto, è un'industria un po' particolare, un po' particolare nostra, rispetto magari a quella dove si vedono dei macchinari, esatto, dove si vedono altri tipi di procedimenti. Insomma, dipende un po', le scuole hanno visto diverse esperienze, sì, hanno visitato diverse aziende. Di diversi settori. Infatti. Ecco, anche gli imprenditori in questo senso si mettono a disposizione, sì, hanno voglia di trasmettere quello che... I nostri imprenditori hanno risposto veramente molto bene con i numerosi. Si mettono a disposizione in quella giornata, si mettono a disposizione i propri dipendenti, perché proprio interagiscono con i ragazzi e spiegano loro cosa succede, come si produce, come si lavora, e cercano anche di trasmettere la loro passione. Certo, e questo è fondamentale per far venire voglia ai ragazzi di capire. E spieghiamo soprattutto ai ragazzi che devono continuare a studiare e non fermarsi comunque al diploma, ma continuare con l'università, che è veramente molto importante. Assolutamente sì. Allora, le due ragazze che sono qui sedute sul divano fanno parte ovviamente di una classe che è seduta sui nostri gradoni qui in studio, dove c'è il nostro Giovanni. Eccoci, allarghiamo il nostro studio, il nostro salotto. Oggi qui entriamo un po', come dire, nel garage della nostra casa, e dove ospitiamo i ragazzi della dell'Inaudi, terza A commerciale, che sforzo di memoria che mi fate fare. Allora ragazzi, dunque voi avete iniziato, credo oggi, un percorso che vi porterà poi a visitare alcune aziende nell'ambito di questa iniziativa PMI Day, piccole e medie imprese, che appunto contraddistinguono poi il tessuto, no, industriale italiano, è fatto da tante piccole aziende che appunto vi consentono di avvicinarvi al mondo del lavoro. Allora, iniziare dalla nostra azienda porta senz'altro fortuna, però dovete capire che poi questa è un po' particolare, no, come azienda. Allora, subito le prime impressioni, date il nome? Milena. Milena, allora, tu hai già avuto, no, in terza, quindi sei giovanissima, cos'hai, 16 anni? 17. 17 anni. Hai già pensato, hai avuto contatti con il mondo del lavoro? No. No, proprio niente. Qualcuno ha avuto contatti con il mondo del lavoro, magari durante la stagione estiva? Lo so, anche lavori che non si possono dire? No, non lo so, perché tutto può essere. Oh, finalmente, perché vedevo. Tu sì, vediamo se riesco a raggiungerti. Che cosa hai fatto di bello? Il pizzaiolo. Oh, complimenti. Tanto perché pizzaiolo, insomma, merita. E poi perché è formativo fare un lavoro così, come dire, concreto e manuale. Si è trovato bene? Problemi? Sì, no, mi piace. Ti piace? Ma sì, lo pensi come tua opportunità? No, insomma, voglio dire, per arrotondare durante la stagione estiva. Sì, sì. Ok. Beh, uno impara a fare una cosa, poi, cioè, può essere sempre utile. Ma i tuoi amici non ti hanno seguito in questa iniziativa? No, no, nessuno. Cioè, loro... Passano l'estate a fare le cicale. Vabbè. Ok, complimenti. Tuo nome, che non te l'ho chiesto? Alfonso, bravo Alfonso. Allora, altre sensazioni che raccogliamo dalle nostre ragazze dell'Inaudi commerciale. Quindi commerciale, voi cosa diventerete? Cosa vuol dire commerciale? Lavoriamo nel mondo del commercio, potremmo segretari, lavoriamo nelle aziende. Per esempio tu, cosa vorresti fare? L'amministratore di un'azienda. Ah, complimenti, bene bene. Qualcun altro ha le idee chiare per il proprio futuro, sul proprio futuro? Di nuovo no, sì, no, forse. Manzotto, non saprei, comunque in questo settore qui.
Diciamo che avete ben chiaro che non è semplice il mercato del lavoro, credo, purtroppo non lo è per tanti e soprattutto per i giovani sicuramente si profila uno scenario così abbastanza duro, quindi dovete darci dentro innanzitutto con gli studi, se mi posso permettere, la professoressa annuisce perché questa è una base fondamentale, poi in particolare con le lingue e poi questa iniziativa che vi porta ad avvicinarvi così a tante aziende senz'altro può essere utile per iniziare un po' a respirare quello che è il clima che non è sempre così, come dire, rilassato, dovrete un po' abituarvi. Ultima battuta, magari salgo di un gradino. Ah, ma avete fatto maschi e femmine, come alle medie? Vi siete divisi. Professoressa, buongiorno. Allora, una battuta anche con te, anche con la parte, diciamo, il piano superiore. Che cosa ti aspetti da questo giro nelle aziende? Sicuramente sarà una cosa molto interessante e ci farà capire molto quello che sta dietro insomma, a queste cose, insomma, che cosa ci sta dietro alle aziende? Tu? Boh, non lo so. Vabbè, staremo a vedere. Comunque è un'ora in meno a scuola, no? Sì. Vabbè, poi non dimentichiamo che c'è sempre anche un po' questo aspetto, eh? È inutile che stiamo qui a dimenticarcelo. Va bene, terza A dell'Istituto Einaudi Commerciale. Complimenti ragazzi, in bocca al lupo e mi raccomando, buono studio. Grazie. Ok, Nicoletta, a te. Avevano l'ansia delle domande, come tipo l'interrogazione. Sì. Adesso si stanno rilassando sui gradoni perché avevano l'ansia delle domande. Va bene, allora ragazzi, in bocca al lupo ovviamente per il vostro futuro. Buono studio, continuate a studiare, come ha detto la nostra Manuela Bonetti. Complimenti sempre per questa iniziativa. Ci continueremo anche da portare nel futuro, avanti tutti gli anni. Grazie a tutti di essere stati con noi. E ci fermiamo un attimo per la pubblicità, tra poco.